Bentornati a Sottorete, la trasmissione dedicata al volley, volley di altissimo livello, ma come ben sapete anche volley nostro locale, con interviste dedicate anche lei che sono anche ai campionati regionali. Quindi una lunghissima puntata ancora che sta per iniziare. Come sapete, prima però presentiamo i nostri ospiti. Siamo in compagnia del centrale dell'Emma Villa, Stefano Vincenzo Ciao, buongiorno, Spadavecchia, ciao a tutti. e poi anche del giornalista della Nazione, Stefano Salvadori. Ciao, buongiorno a tutti. E come vedete, manca ancora una volta, c'è una sedia vuota accanto a noi perché ormai lo sapete, il nostro Renzo Agnelli è nel tugurio per preparare il pagellone, chissà che voti ha dato dopo una partita sicuramente molto sofferta contro una grandissima squadra come quella della Big Luve, però insomma scopriremo i voti del nostro Renzo che è già pronto, quindi andiamoci a scoprire le pagelle di Lorenzo Agnelli. Buonasera a tutti e torniamo sì nel nostro tugurio di Radio Siena TV per il pagellone riguardante questa nona giornata di ritorno, una sfida complicata per l'Emma Villas, veramente una sfida diciamo titanica contro una delle squadre più forti di questo campionato e del mondo, la Fucine Lube Civitanova. Un match un po' a senso unico per gran parte della sfida. Però poi c'è stata anche una bella reazione nel terzo set, però nel quarto set poi sono rientrati i marchigiani, infatti sconfitta per 3-1 per l'Emma Villas. Ma passiamo direttamente ai voti, al nostro pagellone, partendo dal capitano Maruf, a cui ho dato 5. Alti e bassi un po' per tutto il match per il campione iraniano, infatti alterna grandi alzate, grandi giocate, grandi magie ad errori di valutazione, di scelta e ricostruzioni abbastanza importanti, errori che tra l'altro gli costano anche il posto per due set in panchina. Non negativo perché segna un punto e sbaglia un servizio, quindi neutro diciamo per quanto riguarda il tabellino, però serve tanta continuità in più per poter veramente portare a casa punti importanti. Passiamo a Hernandez. A Hernandez invece ho dato 4,5, un voto basso nonostante i suoi 14 punti, ma veramente è dimostrato troppo falloso in certi momenti e molto nervoso. Falloso, veramente tantissimi i suoi errori, 3 al servizio, 4 in attacco, 3 murate dirette e i punti non sono tantissimi, 14, siamo abituati ad altre performance del campione cubano e veramente l'Emma Villas ha bisogno del suo bomber. Passiamo invece agli schiacciatori, Ishikawa ho dato 6, intanto perché è stato il miglior realizzatore con 17 punti, è stata veramente vero una partita abbastanza complicata per tutti, ma il giapponese è riuscito comunque a mantenere una certa continuità per tutto il match, ha attaccato bene con il 42% in attacco, ha ricevuto non benissimo, ma insomma ha retto la sua ricezione. È diciamo stato uno dei migliori. Maruotti, sono stato abbastanza severo, a cui ho dato 4. È stato intanto scelto al posto di Savani, una scelta particolare, quella di Juan Manuel Cichello. Diciamo che gioca soltanto i primi due set, poi verrà sostituito da Vedovotto. Non una grandissima partita, 3 punti soltanto, il 33% di positività e ricezione. Quindi veramente non segna in alcun modo la partita e è veramente una prova abbastanza deludente. Pippo Vedovotto, come detto, invece a lui ho dato un 6,5, un voto importante perché quando è entrato lui nel quarto set, diciamo, è esploso tutto il palaestra, tutti i 2200 spettatori del palaestra, proprio perché rappresenta una delle colonne portanti di questa Emma Villas. Ha portato in campo veramente il cuore, la testa e tutto quanto, ci ha creduto veramente fino in fondo, infatti quel terzo set ha anche la sua firma, quindi veramente un voto più che meritato. Gladir 7, per lui un voto più alto perché è stato senza ombra di dubbio il migliore tra le file dell'Emma Villas, 12 punti per lui, 73% in attacco, due muri, si trova ad occhi chiusi con Maruf, ha veramente fatto una partita perfetta, poi ovviamente grandissima prova come sempre al servizio, un servizio molto determinante in quel terzo set vinto. Van de Voorde 5,5 perché si vede veramente troppo poco, soltanto 4 punti per lui, il 60% in attacco, ma si vede pochissimo, una prova veramente incolore. Vincenzo Spadavecchia, il nostro ospite a cui ho dato 6, una sufficienza piena e meritatissima perché gioca poco, poco più di un set e mezzo, ma il centrale pugliese, un po' come Pippo Vedovotto, rappresenta un po' la colonna
portante di questa Emma Villas, scende in campo in un momento molto complicato e si vede porta dentro tutta la voglia che ha e tutto l'orgoglio per potersi portare a casa il set. Infatti quel terzo set se lo porta a casa anche grazie a un suo buon servizio, veramente un'ottima prova per lui. Chiudiamo con il libero Giovi, a cui ho dato 6, ha di fronte una delle squadre migliori al servizio, infatti lo si vede, subisce un ace, riceve con un 19% di più positiva e quindi viene cercato anche tanto in ricezione e è un po' complicata per lui gestire questi servizi fortissimi di Sokolov, di Vantorena e di Leal, però c'è da dire comunque tiene bene soprattutto in ricostruzione e in difesa e soprattutto c'è in campo e si vede. E qui abbiamo sentito anche quelli che sono stati i voti dati dal nostro Renzo Agnelli, che intanto sta rientrando in studio. Vincenzo, una sufficienza sicuramente in questa annata, devo dire, ti sei sempre fatto trovare pronto e soprattutto l'abbiamo detto anche nei collegamenti live durante la partita, insomma si è visto forse in campo sia con te che con Filippo Vedovotto veramente del cuore. Sì, vi ringrazio chi ha fatto le pagelle, ringrazio Lorenzo per il 6, un voto onesto. Insomma, dico a Manuel, lì mi faccio trovare sempre pronto per ogni evenienza. Ultimamente sto giocando meno, ma non importa, io sono 3 anni che sono qui e ci tengo alla società più che a me stesso, quindi voglio che iniziamo a vincere e a fare bene. Non è un'annata semplice. Assolutamente no, come tutti sappiamo, ormai è una cosa confermata. E vediamo nelle prossime partite come va. E intanto si sono svolte altre partite durante la settimana. Lorenzo Agnelli, come al solito, ci presenta tutti quelli che sono stati i risultati del weekend. Come è andato questo weekend? Facciamo il punto per questa nona giornata di ritorno, questa importante nona giornata e anche un po' dura per l'Emma Villas, ahimè. Intanto partiamo dalla vittoria della capolista, e cioè dalla vittoria ancora della Sirzefti Conad Perugia in trasferta 3-0 su Monza, sconfitta come detto dell'Emma Villas Siena 3-1 contro la fortissima Cucine Lube Civitanova. Calcedonia Verona che perde 3-0 contro una rinata Revivre Milano che sta veramente esprimendo un grandissimo gioco, Trento che vince 3-0 contro Padova, la vittoria 3-2 di Castellana Grotte, quindi del fanalino di coda proprio su Latina, vittoria anche per 3-1 dell'Azimut Modena su Vibo Valencia e una vittoria un po' a sorpresa, un po' amara, e cioè la vittoria in trasferta 3-1 di Sora su Ravenna. Ecco, quindi andando anche a vedere quelli che sono i risultati, chiedo al nostro ospite Stefano Salvadori, sicuramente la partita contro la Lube era una partita difficilissima, forse non era quella la partita da dover vincere, però se andiamo a analizzare anche quelli che sono stati i risultati, cosa si può dire? Sì, non era la partita da vincere, però in questa situazione qualsiasi occasione deve essere sfruttata per raccogliere punti. La classifica ci ha detto che la vittoria di Sora ha cambiato lo scenario, perché a questo punto realmente l'unica squadra che può essere raggiunta è Vibo Valencia. Domenica però c'è la sfida diretta tra Vibo Valencia e Sora che sarà decisiva, perché se Vibo Valencia vince 6 punti nelle ultime 3 partite, nonostante il calendario pessimo che ha Vibo Valencia, perché in Verona, Milano e Civitanova potrebbero essere anche 0 punti, però a quel punto sarebbe davvero dura. Se invece Sora si toglie dalle pastoie della bassa classifica e vince, fa un bel regalo. È chiaro però che servirà prima sabato fare 3 punti a Bari. Ecco Vincenzo, si guarda anche agli altri risultati oppure si pensa soltanto a quelli dell'Emma Villas? Ma noi pensiamo sempre al nostro, certo ovviamente non è un campionato composto solo da una squadra, però è giusto dare un'occhiata anche a chi è sopra di noi. Come ha detto lui, è una partita decisiva Vibo Sora. Se vince Vibo vanno a più 8, a più 9, molto difficile, quindi meglio pensare al nostro, chiudere questo campionato nel miglior modo possibile, magari centrando una vittoria proprio contro l'ultima. Come minimo ottengono 6 punti di vantaggio, ecco, come minimo, quindi c'è più che guardare gli altri, ormai non serve nemmeno più quello, quindi cerchiamo di concludere questa annata nel miglior modo possibile, centrando una vittoria contro la New Mater.
Ecco, sabato. Parole che ha confermato anche il libero Andrea Giovi, intervistato proprio al termine del match. Andiamo a sentire. Ovviamente loro sono partiti con il piglio giusto, con il piglio di una squadra molto forte, costruita per vincere tutto quello che c'è da vincere, quindi sia dal punto di vista tecnico che di atteggiamento ci hanno aggredito fin dall'inizio e noi abbiamo faticato su entrambe le cose, sia tecnicamente non abbiamo retto il loro impeto, tra virgolette, che anche come atteggiamento siamo stati un po' remissivi, tra virgolette, ma ovviamente anche per merito comunque di una squadra che nel momento in cui ti mette in difficoltà tecnicamente è difficile anche reagire dal punto di vista dell'atteggiamento. Nel terzo set ci siamo ripresi, ci abbiamo messo qualcosa in più, loro ovviamente sono calati un po' sia nel gioco che nell'approccio, quindi siamo riusciti a portarlo a casa. E poi il quarto, siamo stati bravi a stare punto a punto fino al 16, mi sembra, poi sono andati avanti loro 18-16 con due battute di Osmani, da lì poi abbiamo perso il punto a punto e è andata. Anche oggi c'è stata una reazione, abbiamo dimostrato di poter giocare a un buon livello, però non basta, quindi bisogna continuare a crederci, lavorare per quello che ci manca, perché tutti lo dicono, tutti lo pensano, che siamo una squadra talentuosa, che non meritiamo la classifica in cui siamo, però ci siamo, quindi non dobbiamo accettarlo, visto che lo pensano tutti, dobbiamo essere noi primi a non pensarlo e continuare a fare il nostro lavoro nel miglior modo possibile per rimanere in Superlega a tutti i costi. E queste erano le parole in risposta all'intervista al pareggiatore della Lube, il quale ha affermato che l'Emma Villa Cesena sicuramente non si merita di stare in questa posizione. Non è l'unico che lo pensa, insomma, l'hanno detto in tanti, però come ha ricordato anche Andrea Giovi, però comunque poi la classifica parla da sé, ora infatti ce l'andiamo a guardare. Vincenzo, come si commenta anche queste parole comunque di tanti che dicono però peccato, comunque non potrebbero, sicuramente non sono una squadra da stare in sì, quella posizione. Sì, certamente, se guardi i nomi che compongono questa squadra, Maruf, Hernandez, Gladir, anche Maruotti che è stato in nazionale, è arrivato anche Savani, ex capitano per tanti anni della nazionale, comunque uno squadrone, però appunto è uno sport di squadra e in alcuni momenti secondo me non c'è stata proprio quella squadra unita. Che poi sono anche le parole che ha detto Cichello al termine della partita contro Sora, ecco, insomma, confermano quelle parole lì. Purtroppo è quello, cioè non sempre i migliori vincono, questo è secondo perché me. Perché sei vista più squadra anche in quel terzo set, quando sei entrato tu, è entrato sì, Pippo Vedovoto, come ha detto un po', siete rientrati voi, tra virgolette, le seconde linee, che però avete tirato fuori quel qualcosa di squadra che forse sì, manca. Quella grinta, quella voglia di quella un po' di orgoglio, un po' di dignità nostra. Attaccamento anche un po' alla macchina. Sì, di dimostrare. Ecco Stefano, secondo te si nota questo? Sì, si nota, è evidente che è mancato qualcosa dal punto di vista della determinazione, è mancato in tutte le 22 giornate che sono state giocate finora. I big, i top players, come si direbbe nel calcio, perdonatemi per questo, hanno deluso e anche dal punto di vista caratteriale, secondo me, oltre che tecnico. E a quel punto è ovvio che poi la classifica che vediamo e che leggiamo è quella che il campo ha espresso, è indiscutibile da questo punto di vista. E probabilmente le cause sono da ricercare anche in questo fatto. Ecco Lorenzo, abbiamo nominato la classifica, quindi andiamocela a scoprire, sicuramente una classifica non semplice per l'Emma Villa Cesena, ormai lo sapete, quindi andiamo a scoprire quelli che sono i risultati e di conseguenza la classifica poi che ha portato. Esatto, guardando un po' la classifica rimane intanto, concentrandoci sulla parte alta, rimane ancora in testa questa Sirzefti Conad Perugia a 57 punti, a più 3 da Trento che è a 54 e a più 4 da Civitanova che è a 53. Poi c'è un bel margine già dalle quarte posizioni, cioè Modena e Milano che sono a 45, Verona 37, Padova 32, Monza 30, Ravenna 25, Latina 23, poi ecco c'è stato il sorpasso di Sora rispetto a Vibo, Sora 21, Vibo Valencia 19 e come detto prima da Stefano Salvadori, ecco adesso è proprio la concorrente diretta dell'Emma Villas Siena che ha più 6, quindi Emma Villas Siena ha 13 punti e poi Castellana Grotte che chiude 8 punti. Quando si fa un campionato così, dove chiaramente si rimane a 13 punti, quindi questo vuol dire che si fa molta fatica, quanto è difficile poi riuscire a vincere? Ora guardavo la classifica,
veramente brutto vedere Dema Villas in quella posizione lì, perché come società, come certo. ambiente, anche come abbiamo detto prima, se guardi i nomi, il pubblico che ci sostiene, veramente, veramente brutto. Poi per me questa è la terza stagione qui, ci soffro tanto, è veramente difficile, devi dare, bisogna dare sempre il massimo e cercare di riuscirci a risollevare, insomma, perché se guardi su è come avere tanto, sì. tanti macigno enorme sopra la testa, difficile. Beh, si sente le sue parole, sei molto legato alla maglia, c'è tanto attaccamento a questa maglia. Sì. E comunque le stesse parole le ha dette anche, come hai detto prima Simona, il palleggiatore della Lube, Bruno Resende, che abbiamo intervistato. Per noi erano tre punti, secondo me, più che importanti, perché continuare lì a quella lotta dei primi due posti, sappiamo che non dipende da noi, perché sia Perugia che Trento sono davanti a noi, però noi dobbiamo fare il nostro lavoro e secondo me pensare anche a continuare la nostra strada di migliorare sempre. Oggi secondo me abbiamo iniziato con l'atteggiamento proprio giusto nei primi due set, dopo un po' abbiamo secondo me sbagliato un po' troppo e loro alla fine tiravano, hanno iniziato a giocare anche meglio, sapevamo che era un'opportunità, non hanno mollato in nessun momento e lì ci hanno messo tante difficoltà anche nel quarto set, però secondo me è anche importante per noi avere sempre delle difficoltà, sopportare i momenti difficili e oggi è stata un'altra partita che contro una squadra che la classifica non è di, diciamo, di cosa vale questa squadra, perché sicuramente hanno giocatori molto talentuosi che forse è anche una sorpresa dove sono in classifica. Siamo veramente in chiusura di questa prima parte relativa al match appena svolto, quindi se vogliamo chiudere questa parte e poi pensare al futuro, e sicuramente la partita prossima sarà fondamentale, oddio lo sono tutte, però questa comunque a maggior ragione sarà fondamentale, se vogliamo commentare la partita contro la Lube, come ha ricordato Lorenzo, comunque quando siete stati in campo, sia te che Filippo Vedovotto, si è visto forse qualcosa in più, cioè quel cuore, quella voglia di crederci ancora, anche forse perché lo scorso anno è stata dura, insomma, riuscire poi a ottenere la promozione. Sì, sicuramente, se guardo al passato è stata veramente una grandissima fatica riuscire a vincere il campionato di A2, perché comunque non è semplice, anche se hai una squadrona come avevamo l'anno scorso. E comunque i problemi si sono avuti anche l'anno scorso. La partita contro Lube, il set è stato vinto, secondo me, perché appunto è entrato nel campo gente che ha voglia di dimostrare, gente che c'ha fame, gente che vuole, insomma, cioè, mostrare al pubblico che ci sostiene, che fanno bene a sostenerci. È questo, principalmente anche il nostro orgoglio, proprio prima di tutto. Certo, sicuramente. E siamo veramente in chiusura di questa parte, quindi un piccolo break pubblicitario e poi rientriamo e andiamo a scoprire quello che è il prossimo match. Ora siamo nella nostra parte dedicata al next match, ricordiamolo, sabato alle 18 contro il fanalino di coda Castellana Grotte. Prima di entrare a parlare di quella che sarà una partita veramente fondamentale e anche molto difficile da non tenere, sicuramente da non sottovalutare, Lorenzo Agnelli, cosa ci dobbiamo aspettare in questo weekend invece? Questa decima giornata, intanto, come detto da Simona, Emma Villas Siena impegnata sabato a Bari, al Pala Florio di Bari, contro Castellana Grotte, che ricordiamo Castellana Grotte ha vinto 3-2 nella scorsa partita, quindi è una Castellana Grotte che sembrerebbe quasi rinvigorita. Ma guardiamo anche tutti gli altri, ovviamente, match: Ravenna che gioca in casa contro la Sir Safety Conad Perugia, Latina che sfida la Cucine Lube Civitanova, la Revivre Milano contro l'Itas Diatec Trentino, Chiene Padova contro Calcedonia Verona, Azimut Modena contro il Vero Volley Monza e infine Tonno Calipo Vivo Valencia, scusate, contro la Globo Banca Popolare del Frusinate Sora. Quindi questa sarà la prossima giornata, quindi prima di chiedere a Vincenzo Spadavecchia cosa si aspetta della partita, andiamoci a sentire le parole del libero Andrea Giofi. Guarda, sinceramente i risultati adesso contano
Contano, ma contano poco i risultati degli altri, nel senso c'è Sora, Vibo, che sono comunque, sì, hanno fatto punti, sono sopra, ma se noi non vinciamo è inutile che guardiamo gli altri, perché comunque dobbiamo fare punti anche noi, quindi ovviamente non ci aiuta il fatto che le nostre dirette concorrenti abbiano fatto punti, ma comunque se noi non ne facciamo è chiaro che al di là di quello che fanno gli altri siamo fermi lì da un pezzo, quindi poco conta, tra virgolette. Cosa è cambiato? È cambiato, magari abbiamo fatto meno errori, tenuto un po' più in ricezione, quindi ce la siamo giocata di più, abbiamo attaccato meglio, ricevuto meno peggio, quindi ce la siamo giocata di più. E basta. Ma sicuramente dobbiamo essere bravi a viverla, tra virgolette, serenamente, ma con la consapevolezza che Castellana è una partita da punti assolutamente e non uno o due, quindi Castellana è una partita da vincere, perché se no quando le vinciamo? Quindi dobbiamo essere non sotto pressione, perché comunque a questo punto è inutile sentirti sotto pressione, perché veramente oggettivamente abbiamo poco, abbiamo da perdere cosa? Nulla, credo, perché peggio di così comunque è difficile, però dobbiamo essere consapevoli e pronti a andare giù e battagliare, perché comunque tutti abbiamo un orgoglio da uomini e da sportivi, credo che anche Castellana, i giocatori di Castellana in questo momento a casa loro non penso che ci regaleranno la partita, quindi se vogliamo veramente provarci ancora abbiamo il dovere di andare a Castellana e far di tutto per portare a casa i tre punti, ma di tutto, chi gioca gioca, chi non gioca, una palla, 10, qualsiasi cosa serva, dobbiamo portare a casa tre punti con la massima serenità, ma dobbiamo farlo. E quindi chiare le parole del libero Andrea Giovi, insomma bisogna portare a casa tre punti, però lo dicevamo anche prima, non è semplice, perché Castellana Grotte sicuramente non starà a guardare, ma soprattutto perché si viene da un periodo ormai lungo dove vincere è stato difficile, quindi anche non riuscire a vincere poi non ti porta a saper vincere. Sì, poi ha vinto anche l'ultima. Certo. Contro la Latina, che comunque è una squadra che non è messa come noi, quindi sicuramente il loro animo è alle stelle questa settimana e scontreranno contro di noi, che abbiamo avuto un po' di problemi contro la Lube nelle partite precedenti, quindi sicuramente è da vincere, come ha detto Andrea, c'è poco da fare, però a livello di animo secondo me loro sono un po' più avanti. Noi a livello tecnico, tralasciando l'animo, penso e credo sicuramente che siamo più forti, quindi dovremmo vincere noi, ogni pronostico è dalla nostra parte. E loro magari stanno giocando un po' più da squadra, è andato via l'opposto brasiliano, ma si sono poi ristretti tra loro, hanno vinto e giocano da squadra. Forse giocheranno anche un po' più a cuor leggero, sicuramente, 8 punti sono veramente certo. Ultimi. Sì, anche loro non c'hanno niente da perdere, quindi... Cosa serve a fare tatticamente per una partita così? Forse è più importante la testa? Cioè loro hanno un opposto che faceva il centrale, c'hanno due centrali che comunque non sono come, più o meno, come tutte le altre squadre che abbiamo trovato finora, quindi sarà più orientata verso le bande. E... quindi sarà comunque una partita... Sì, da marcare tanto i loro schiacciatori, battere bene, farli giocare palla staccata e credo, Poi vediamo Manuel cosa ci dice in settimana. Stefano, secondo te è ancora tutto fattibile? La matematica effettivamente dice che è tutto possibile, ma la matematica che ne dice, pensi? Temo che lo dica solo la matematica, però la paura c'è che possa essere tutto compromesso. È chiaro che senza tre punti sabato ogni discorso poi va a farsi benedire. Con tre punti sabato, se Vibo resta lì anche a più 4, più 5, cioè se dovesse vincere al tie break o perdere 3-2, a quel punto però potrebbe fare 0 punti per il calendario che abbiamo già detto nelle ultime 3 e Emma Villas sfruttare una Modena che senza il palleggiatore titolare che è stato operato, che ieri in Coppa ha giocato senza Zaitsev, senza Knaut, senza Mazzone, quindi non sono al meglio della condizione.
Poi ci sarà una Monza che ha Plotinchi con un problema alla spalla, non sappiamo anche lui in che condizione sarà, e poi l'ultima giornata Ravenna che sarà un avversario, insomma, direi battibile. Quindi sulla carta i punti si possono fare, però se domenica, se sabato a Castellana, cioè a Bari, non fa risultato, buonanotte. Quando ci piace questo ottimismo qui, infatti ora mi ricollego a Vincenzo Spadavecchia, perché comunque se noi pensiamo a quello che è il restante parte del, la restante parte del calendario, insomma... Sì, a livello di nome le si può fare, assolutamente sì, sono d'accordo, però se sabato va male... A livello di spirito è una bella domanda, io... Non so se si vede anche dalla mia faccia. Certo, si vede anche dalla voce, cioè, si sente, si percepisce. Sì, non so proprio che dirti. Vediamo come va. E anche perché è da tutta la stagione, diciamo, l'individualità, l'Ema Villas, no, ce l'ha. Io non mi sono mai trovato in una situazione del genere. Sto crescendo sicuramente da questo punto di vista, perché... Certo. Cioè, un insuccesso così sportivo fino a sto punto io non l'ho mai avuto, quindi è un colpo troppo duro. Poi ti obbliga anche a saperti, cioè, non ho mai, rialzare, non, reagire. Sì, sicuramente, sì. Vediamo sabato come va. Certo, sei giovane te effettivamente, però è una stagione, sì, così che ti fa crescere. È difficile reagire, no? Perché sono debole. No. Magari potrei anche esserlo, però vedendo alcune situazioni mi viene proprio difficile... alcune volte combattere, ecco, diciamo così. Ecco, se chiedo alla regia se ci aiuta e rimette la classifica, chiedo intanto a Lorenzo Agnelli di commentare se ci sono rimpianti, quello che diamo anche a Vincenzo, qualche partita che sicuramente poteva andare meglio. Beh, sicuramente ce ne sono di partite. Intanto ricordiamo che l'Ema Villas ha perso 9 tie break in tutta la stagione. 9 tie break significa veramente essere lì a un passo rispetto all'altra squadra, quindi a tutte le altre squadre con cui ha giocato l'Ema Villas, e veramente la distanza tra prendere un punto e due punti è molto importante, perché sarebbero veramente 9 punti in più. E purtroppo sì, rimpianti ce ne sono. Ovviamente non c'è per il 3-2 perso contro Modena, ma contro tutte le altre squadre, Sora, Vibo Valencia in casa, insomma Milano ovviamente era una cosa diversa, la vittoria 3-2 non era difficile, una vittoria magari da 3 punti, però ovviamente tutti questi tie break secondo me hanno pesato e non poco, sia da un punto di vista di classifica ma anche da un punto di vista mentale. Certo, oggi infatti siamo qui. Lo vediamo. Prima di chiedere di conseguenza anche a Vincenzo Spadavecchia cosa ne pensa, abbiamo in collegamento telefonico il libero di Castellana Grotte, Domenico Cavaccini. Intanto buonasera. Ciao a tutti. Ecco, una partita abbiamo analizzato fino adesso che per voi dovrà essere vissuta a cuor leggero. Come vi aspettate questa partita? Guarda, a cuor leggero mi sa che nessuna delle due formazioni la può affrontare, perché più o meno, diciamo, viaggiamo tutte sulla stessa lunghezza d'onda, nel senso che abbiamo tanti rimpianti e avevamo un pensiero diverso per quanto riguarda il risultato fine del campionato, quindi per noi come per loro credo che da adesso in poi ogni partita, anche per l'orgoglio personale, dovrà essere giocata al meglio delle possibilità, quindi sia come club che come giocatori siamo tenuti comunque ad offrire la migliore prestazione che possiamo, certo, in questo momento, quindi a cuor leggero non credo si possano giocare le partite. Ok, a cuor leggero no, buonasera intanto, a cuor leggero no, però è vero anche che state venendo intanto da un periodo abbastanza positivo, avete vinto 3-2, avete avuto qualche cambio in squadra, è andato via il vostro opposto, ma avete, insomma, vi siete stretti a voi e sembrate che, insomma, stiate veramente dimostrando un gioco migliore, siete molto affiatati. Sì, no, abbiamo avuto grandi stravolgimenti in realtà durante l'anno, sono andati via un po' di giocatori. Abbiamo avuto molte difficoltà per trovare una quadratura che ci potesse permettere di esprimere un gioco all'altezza della categoria. Adesso abbiamo messo Zingel opposto e abbiamo trovato una mezza quadratura, nel senso che ci ha dato delle sicurezze in più e con il lavoro che abbiamo fatto siamo riusciti a tenere alto il livello. Adesso è ovvio che non è la formazione di tipo anche per noi, quindi anche in allenamento non è semplice, insomma, adesso mancano 4 partite, come ho detto prima, per noi adesso è importante cercare di offrire buone prestazioni, ma sia per noi come atleti e per il club che rappresentiamo. Sì, buonasera, credete nella possibilità di superare Siena?
in classifica a te? Beh sì, certo, la matematica non condanna, quindi perché no, anche se sarebbe, diciamo, una magra consolazione, nel senso che il pensiero salvezza per noi quantomeno è leggermente più lontano. Invece Siena credo che sia ancora dentro alla corsa a tutti gli effetti, ha ancora a disposizione tanti punti con Vibo che non ha un calendario facilissimo, quindi secondo me loro sono molto più, dovrebbero essere molto più sul pezzo rispetto a noi per quanto riguarda obiettivo salvezza. Ecco, proprio rispetto a questo, quindi come si va a preparare una partita come questa? Più tatticamente o più mentalmente, appunto, per riuscire poi a ottenere tre punti contro una squadra, ahimè, lo diciamo perché insomma essendo di Siena, ahimè, in estrema difficoltà? Certo, secondo me la prepareremo in due modi diversi, nel senso che loro forse hanno bisogno di lavorarla più a livello psicologico, forse noi sicuramente siamo un po' meno sotto pressione in questo momento, quindi magari ci possiamo dedicare più all'aspetto tattico e tecnico, magari per aggiustare dei problemini nostri di formazione arrabattata così all'ultimo momento, però loro secondo me dovrebbero badare molto di più all'aspetto mentale, che secondo me è quello che gli è mancato un po' durante tutto l'anno, come a noi fondamentalmente. E quindi ringraziamo il libro di Castellana Grotte, Domenico Cavaccini, per essere stato qua con noi. Grazie mille, in bocca al lupo. Grazie chiaramente per la partita. Ci ricolleghiamo a questo punto a Vincenzo Spadavecchia. Conferma comunque le tue parole, quello che ha detto anche lui. Cioè, comunque sicuramente dovrete lavorare sì, mentalmente. Lo sanno tutti. Sì. Che tecnicamente e fisicamente, cioè, siamo una bella squadra. È proprio psicologicamente che abbiamo un po' mollato, ecco. Quindi. Comunque, ed è difficile, non so, chiamiamolo uno psicologo. Il fatto che effettivamente anche loro da Castellana Grotte, uno che viene ad aiutare, si dice, mental coach. Buona idea, forse serve, non lo so. No, comunque dicevo, è particolare il fatto, è interessante il fatto che comunque anche da Castellana Grotte effettivamente si percepisce questa situazione mentale molto critica senese, e anche dagli altri campi insomma vedono questo. Sì. Da rispondere io? Sì, devi rispondere. Questo è un po' una considerazione un sì, po' amara. È difficile, te l'ho detto, è veramente difficile, io che la vivo di persona ogni giorno. Sembra personalmente che alcune volte sembra che si riprende, poi va sempre peggio, poi alcune volte sembra che siamo lì e va male. Cioè, è un andare giù in modo continuo, cioè non c'è. Sembrano gradini fatti di pasta frolla, sembra che metti un piede su e poi crolli subito. Sì. Quanto è stato pesante per te il cambio fra coach Cichele e Zanini? Tanto, comunque tanto. Abbiamo visto io anche in campo, perché all'inizio certo. L'ho subito veramente tanto, non so per quale motivo, forse perché è stato difficile, Zanini aveva un modo veramente duro di allenare, faceva allenare tanto e passare da fare quel poco è bene a fare tanto e comunque bene, ma poi arrivavi dopo un'ora e mezza, due ore di allenamento, dopo due ore e un quarto di allenamento arrivavi mentalmente un po' distrutto e non ti allenavi bene. Io poi non lo so, non credeva tanto in me, mi ha messo fuori, sono andato anche un po' giù mentalmente, ora non... È difficile riprendersi, sì, ecco. Sì, è difficile. Nonostante il ritorno di Cichello, è ovvio, è un periodo comunque che anche sì, l'hai subito. Sì, poi Manuel comunque ha riconfermato la squadra che teneva in campo Zanini. Perché tu da Perugia in poi avevi conquistato il posto da titolare e lo avevi mantenuto fino sì, avevo a tutta la gestione. Un entusiasmo incredibile, sì. Personalmente. Poi non si vinceva, vabbè, comunque ero sempre rammaricato. Ma però comunque erano arrivate anche le due vittorie sono arrivate in quel periodo. Sì, contro Milano, l'ultima schiacciata di Yuki e... L'ultima contro la Newmater, l'ultima palla fuori dall'apposta che stava prima. Mi ricordo anche contro la Cucina Lupe Civitanova, all'andata eri anche malato, non ero stavi bene. Sì, malatissimo. E hai giocato titolare, sì, tra l'altro un 3-1. Reggevo fisicamente proprio. Mi ha messo anche un 3-1 lottatissimo, quasi veramente a un passo dal tie break. Sì.
Quindi sicuramente non sarà semplice, ecco, anche riuscire poi a entrare in campo sabato. Siamo veramente agli ultimi minuti, secondi di questa prima parte e seconda relativa all'Emma Villa Sena, con la puntata, questa fede va avanti con i campionati regionali. Cosa servirà a fare? Lo dice appunto un giocatore che ha vissuto poi con la maglia bianco-blu anche negli anni precedenti, anche una sorta di messaggio ai suoi compagni di squadra. Cosa servirà a fare sabato? Ma io gli voglio riportare le parole del presidente, che bisogna amare prima di tutto la maglia, lo stemma che portiamo qui sul cuore, bisogna metterci il cuore in campo, tanta grinta, e sono convinto che andrà benissimo se facciamo così tutti quanti, tutti. Grazie a Vincenzo Spadavecchia per essere stato qua con noi, che comunque sicuramente ci ha riportato un po' di cuore dentro alla maglia, che sicuramente ci serviva. Grazie mille, grazie anche a Stefano Salvatori, giornalista della Nazione, per essere stato qua con noi. Grazie a voi. Restiamo chiaramente a parlare di volley, quindi un piccolo break pubblicitario e poi torniamo con altri ospiti. E bentornati a Sottorete, il bello della diretta. Stavamo sorridendo perché in realtà il nostro ospite assomiglia moltissimo a Maruf dell'Emma Villa Sistiera, ma non è lui, quindi abbiamo un altro ospite con noi. Parliamo della Liberta Sorcia e intanto presentiamo Giacomo Buoni. Buonasera. Buonasera. Buonasera a tutti. È rimasto con noi anche il nostro Renzo Agnelli, quindi partiamo dalle grafiche della Serie D maschile. Com'è andata questa settimana? Allora, molto bene alla squadra del nostro ospite, perché hanno vinto in casa per 3-0 contro l'Under 18 Volley Prato. È andata bene anche l'Emma Villas Vit Chiusi, che ha vinto in casa 3-2 contro la Pallavolo Scarperia. Sconfitta amara invece per la Virtus Pallavolo Poggibonsi in casa contro i primatisti della Robur 1908 Scandicci per 3-0, e invece la SD Polisportiva Sinalonga recupererà contro l'Olimpia Poliri il 9 di marzo. Classifica quindi, diamo subito un occhio alla classifica, che vede le senesi nella seconda parte della classifica, nella parte più bassa, con Emma Villas Vit Chiusi a 19 punti in settima posizione, ottava posizione con una partita in meno della SD Polisportiva a Sinalonga 16 punti, nona posizione insieme al Firenze Volley per la SD Libertas Orcia 11 punti, e chiude la Virtus Pallavolo Poggibonsi a 5 punti. E quindi andando a notare anche la classifica e anche il risultato di questa annata, cosa possiamo dire? Intanto un bilancio, anche se ancora ricordiamolo, siamo ancora manca un po' per riuscire a assaporare il tutto della stagione. Il bilancio è... poteva andare sicuramente meglio, siamo partiti un po', insomma, con qualche defezione, e poi c'è stato dei periodi di difficoltà, anche degli infortuni, sono stati due infortuni, e piano piano però, insomma, abbiamo fatto due vittorie nelle ultime tre partite, quindi si spera il finale di campionato, insomma, sia migliore, ecco. Speriamo, in crescendo speriamo. Speriamo in crescendo, sì. Ecco, ci sono sorrisi, sveliamo perché, ma perché in realtà qui accanto due compagni di squadra, quindi bene anche così, sì. Tra poco lo vedrete dalla regia, se la regia ci aiuta con delle foto dove praticamente Lorenzo Agnelli è sempre nel mezzo, vabbè, a parte le battute, comunque sicuramente un'annata forse un po' difficile, possiamo dirlo, rispetto a quelle che sono stati gli anni passati. Un'annata difficile, comunque, insomma, dalle ceneri, diciamo, della Saiuz è nata la Libertà Sorcia, e ci sono dei ragazzi giovani, insomma, è stato un percorso anche lungo e difficile dal punto di vista sportivo per cercare di trovare l'amalgama nel gioco, e sicuramente dal punto di vista, ecco, dell'amicizia non c'è nessun problema, quindi noi andiamo avanti e tiriamo avanti anche e soprattutto grazie a quello, ecco. E come vedete dalle foto, non so, si vede che, insomma, siamo un bel gruppo affiatato, e insomma, è quello che conta. Sì, effettivamente sì, cioè, posso confermare che è un gruppo veramente affiatato, come avete visto mangiamo spesso, non siamo dei feriti, no, però vabbè, alla fine in queste categorie, anche considerando anche un po' anche la Serie C, però quello che è importante alla fine è anche stare bene insieme in gruppo, perché non si parla di professionismo, e quindi sembra, insomma, la Libertà Sorcia, ecco, come hai detto giustamente, che è sorta un po' dalle ceneri della Saiuz Amiata, insomma, sta facendo questo. Non so cosa fa, non so se fa le domande a entrambi, ora vedrò. Intanto parliamo del prossimo avversario, chiedo prima a Giacomo, poi chiedo a questo punto anche a Lorenzo.
prossimo avversario sono i primi in classifica, Scandicci, e quindi sarà, ci proveremo sicuramente, sarà una partita difficile, loro hanno più esperienza, hanno più variabili, più numeri anche a livello di collettivo, però come abbiamo sempre fatto ce l'andremo a giocare, ecco, quello senza dubbio. Che partita sarà, Lorenzo? Lo chiedi a me. Ma intanto sarà da segnalare una particolarità, perché ci sarà un nostro ex compagno di squadra con cui giocavamo alla Saiuzza Amiata, e quindi già questo è un po' un derby di cuore, e però sarà una partita abbastanza complicata, perché come ha detto Giacomo giustamente hanno altri numeri, essendo Scandicci vicino a Firenze, quindi in città hanno altri numeri, e noi siamo un numero abbastanza giusto e contenuto, e quindi abbiamo anche difficoltà ad allenarsi in certo. tanti, quindi, e sono numeri diversi, sono una squadra molto buona, non a caso sono primi in classifica, però come è andata appunto nel girone di andata ce la siamo battuta fino in fondo, e sicuramente è sempre così, poi appunto l'importante è divertirci, e come si è fatto sabato ci siamo divertiti e si è portato a casa un bel 3-0. Torna nelle vesti da conduttore, parlami adesso della Serie C maschile, che ancora una volta ha un protagonista ingiustizia. Assolutamente sì, protagonista ancora indiscusso, e cioè questa Emma Villas Cus Siena, che ancora sbanca 3-0 il campo del Monte San Savino contro appunto la Monna Lisa Savinese, mentre non è andata bene questa settimana al Colle Volley, che ha perso in trasferta contro la GRM Infissi Club Arezzo. Classifica comunque sempre positiva anche per il Colle Volley, e vediamo ovviamente molto positiva per l'Emma Villas Cus Siena, che sa a 41 punti, ricordiamo, sempre con una partita in meno, perché hanno già effettuato il loro turno di riposo, quindi più 5 rispetto a Pallavolo Sestese e più 6 rispetto a Sales Volley Firenze, invece hanno giocato tutte le gare, mentre Colle Volley scende di una posizione, scende adesso in settima posizione a 23 punti, ma comunque è un'ottima classifica, è un ottimo campionato anche per il Colle Volley. Invece per quanto riguarda la serie B2 femminile, che vede come squadra senese, lo sapete bene, il Convergenza Cus Siena, come è andata? Giornata negativa invece per la Convergenza Cus Siena, perché arriva una dura sconfitta, un 3-0 contro il Liberi e Forti di Firenze, un 3-0 insomma abbastanza netto, che diciamo non complica tanto la classifica, perché ancora il Convergenza Cus Siena rimane in nona posizione a 21 punti, ancora fuori da quella zona rossa dei playout, come adesso testimonia infatti la classifica, ecco. Però ci sono soltanto 3 punti di distanza rispetto alla Damaso Modena, che ha 18 punti, e già da lì parte la zona rossa dei playout. Certo, quindi sicuramente dovranno fare in modo di archiviare più punti possibile per terminare il campionato con più tranquillità possibile. Chiudiamo, prima di tornare a parlare della Libertas Orcia, parlando anche di quello che è invece il campionato di Serie D femminile, che vede tra l'altro impegnate molte squadre senesi. Esatto, molte squadre senesi, ben 4. È stata una giornata abbastanza amara, perché intanto perché si registra una sconfitta anche per la polisportiva La Bulletta, che aveva veramente inanellato una serie di risultati importanti fino alla settimana scorsa, sconfitta per 3-1 contro l'Under 18 del PVP Viva Volley, male anche per la PGS Pietrolarghi, 3-0 contro la polisportiva Remo Masi, 3-0 sconfitta anche la Menzana Siena 1871 contro il Sales Volley Firenze, e 3-1 sconfitta anche per l'APD di San Gimignano contro l'ASD Green Volley. Classifica quindi che comunque mantiene la seconda posizione il Volley La Bulletta, adesso però ha più punti di distanza rispetto alla VBC Arnopolis ASD, quindi seconda posizione a 37 punti, ottava posizione per la Menzana a 1871 a 26 punti, PGS Pietrolarghi undicesima a 18 punti, e chiude l'APD di San Gimignano, che scende quindi in ultima posizione a 7 punti. Ecco, il tempo stringe, però ancora dobbiamo parlare di quelli che sono gli impegni della Libertas Orcia, come abbiamo detto, un gruppo nato dalle ceneri della Saiuzza Amiata, un gruppo comunque composto da un bel mix. Quanto può essere utile, chiedo a entrambi, questo mix fra esperienza comunque di serie, perché comunque avete giocato molti in questo campionato, e ragazzi magari più giovani provenienti proprio da invece quello che è il territorio?
Prego. No, non ho capito la domanda. No, Lorenzo, a parte te, allora, sei esperto da domande difficili di sottorete. No, no, vabbè, è importantissimo, ovviamente se i numeri fossero maggiori, però è importante questo mix, intanto perché i giovani che entrano a far parte di una squadra imparano tanto dai più esperti, non chiamiamoli anziani, esperti, e imparano tantissimo, ma da un punto di vista sia sportivo, tecnico, tattico, ma anche da un punto di vista, secondo me, comportamentale, proprio di educazione sportiva. E poi è importante ovviamente anche perché poi è il futuro, quindi i giovani sono il futuro. È bravo il nostro Lorenzo, sa parlare, parla molto bene, poi in mezzo al campo spesso anche lui perde un po' la brocca, però ci sta, insomma, nella competizione è ammesso. Ci piace anche scoprire questi lati nascosti del nostro Lorenzo Agnelli, però a parte le battute, siamo veramente quasi in chiusura, però è anche interessante capire gli obiettivi comunque in un'annata complicata, alti e bassi, comunque quello possiamo dirlo, anche se sono in netta minoranza, quindi ho paura della vostra risposta, però comunque alti e bassi, siete venuti da una stagione precedente invece nettamente diversa. Sì, è stata la scorsa stagione è stata diversa, lottavamo per i playoff, poi per un soffio non siamo andati ai playoff, tra l'altro con Giacomo appunto da Saiuz veniamo da 3 anni di playoff, quindi... Quindi Giacomo, come si affronta un campionato come questo in questa stagione? In questa stagione diciamo l'obiettivo è stato ridimensionato, anche se dalle prime 2-3 partite forse ci aspettavamo qualcosa di più. Piano piano è andato in calando, ora abbiamo questo periodo di ripresa e appunto ci fa ben sperare per le ultime 6-7 partite, cercheremo di fare più punti possibili e di recuperare anche una o due posizioni se riusciremo a fare punti. Ecco, le domande più difficili le lascio al nostro Lorenzo Agnelli, le faccio a lui, almeno così saranno contenti tutti i nostri ospiti che hanno subito le domande più difficili fatte proprio dal nostro Lorenzo. Le partite dove sicuramente queste partite che vi mancano dovrete fare nettamente diverso rispetto a quella che è stata l'andata. Puoi sapere proprio le squadre. Certo. Molto bene. No, vabbè, effettivamente ce ne sono. Ma guarda, ti dirò, cioè noi potevamo, per assurdo, abbiamo giocato molto bene anche con le prime squadre. Siamo andati, per esempio, a Scarperia in quelle lunghissime trasferte, dove alla fine avevamo anche vinto il primo set. Poi ci sono questi cali quasi, non so, ingiustificati che nemmeno capiamo e perdiamo un po', e poi perdiamo le partite. Però, beh, allora, le partite ovviamente per le squadre vicine, quindi Olimpia Poliri, Virtus Pallavolo Poggimonti, che all'andata ci abbiamo perso 3-2 da loro, ma ecco, è un avversario che dobbiamo in tutti i modi, insomma, visto che giochiamo in casa, dobbiamo sconfiggere. D'accordissimo. Anche perché contro Poggimonti ho preso un'espulsione, quindi... No, io avevo il mio primo cartellino giallo. Vabbè, a questo punto siamo veramente come se si fosse al cena fuori, dove raccontiamo anche quelli che sono state le parti dietro scena, esatto. I momenti peggiori del campionato di Serie D maschile, che vede protagonisti il nostro ospite e il nostro, a questo punto, in veste di ospite, il nostro conduttore. Siamo arrivati veramente in fondo, quindi grazie a Giacomo Buoni per essere stato qua con noi, grazie anche al nostro Lorenzo Agnelli, che ha vestito più sia le vesti da conduttore che quelle da super ospite, chiaramente rimanendo sempre super partes, quale ma è? Certo. Poi toccherà anche a Simona, Anche a me, quindi rimanete con noi per scoprire anche le mie vesti da giocatrice in futuro. Chiaramente, scherzi a parte, sottorete proseguirà il prossimo giovedì alle 21, però l'attenzione massima è per sabato alle 18, è una partita fondamentale per l'Emma Villa Sesena, noi ve la faremo rivivere con collegamenti live per raccontarvi, ci auguriamo diciamo momenti positivi dell'Emma Villa Sesena, sentendo anche le parole di Vincenzo Spadavecchia che sicuramente ci hanno toccato, perché comunque si vede veramente un grande cuore per i colori bianco-blu, ma soprattutto anche una grande sofferenza per questo momento difficilissimo e complicato. Secondo Lorenzo, sono te Lorenzo, cosa servirà a fare? Servirà veramente un po' azzerare tutto ciò, quello che è stato fatto, nel senso di negativo che è stato fatto, si è capito bene dalle parole molto amare di Spadavecchia, diciamo, c'è proprio un dispiacere rispetto agli anni precedenti, che c'era veramente molta più squadra.
È vero, mancano solo 4 partite, siamo quasi alla fine, sembra dover, cioè, sembra una cosa impossibile, però azzerare un po', certo, tutto e cercare più di fare squadra, e poi i risultati secondo me arrivano, perché l'Emma Villa sa tante individualità importanti. E noi ce l'auguriamo, grazie mille a voi per essere stati qua in nostra compagnia, abbiamo parlato di tanto volley come sempre, rimanete però qua perché i programmi di Sena TV vanno avanti, grazie a Giacomo Boni, grazie ancora a Lorenzo Agnelli, restate quindi con noi, l'appuntamento è a giovedì prossimo alle 21.